Conero the Big Gun. Ready, I sense this. If you want me, meet me face to face. You do. Stop it, get into your thick skull. Una carriera fatta di quasi 200 film, il 90% di questi come protagonista, Franco Nero. Mi è stato chiesto di passare un po' di tempo con voi, di parlare un pochino delle mie esperienze, cinema, teatro, che sono due mondi stupendi, difficili, perché bisogna applicarsi molto, sia in teatro che in cinema, però due mondi molto affascinanti. Vediamo, nobody, but I like being alive. No, tesoro, non sono una star. Sono un artista, baciato dalla fortuna. La star è qualcuno che passa metà della sua vita a cercare il successo, e l'altra metà a nascondersi dietro un paio di occhiali scuri. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. Io servo l'unità d'Italia. L'attore è un lavoro un po' strano, diciamo. La cosa principale per un giovane è credere in quello che uno fa, sapere che ha talento per farlo. Un'altra cosa importante è non pensare ai soldi, perché molte volte dicono: ah, il cinema, l'attore, così guadagniamo un sacco di soldi. No. Fai il tuo mestiere in un modo professionale, che è la cosa principale, e se sei un grande professionista vedrai che poi arrivano anche i soldi. Avevo fatto già due western, di cui uno ancora adesso è il western più popolare al mondo di tutti i tempi, chiamato Django. Voi sapete che in Germania questo Django è talmente famoso negli ultimi 40 anni che tutti i miei film che facevo, non so, Il giorno della civetta, Django con la mafia lo chiamavano, non so, Il cacciatore di squali, Django il Django, tutti i film, Django era una cosa, non per niente, Tarantino sta girando in questi giorni Django Unchained proprio in omaggio al mio Django, incredibile. E lui mi ha chiesto di fare un cameo che sicuramente farò. 3 e 4. Io penso che il cinema sia come una grande città dove vivono persone di diverso colore e di diverse razze, e ognuna di queste persone ha la sua casa e i suoi sogni. Perciò il cinema continuerà ad esistere finché la gente continuerà a sognare. In più il cinema significa libertà. Alleluia, alleluia. Puercos, puercos, bastardos, asesinos! And for everything that has, there's always. All'età di 7 anni sognavo sempre un cavaliere che stava a cavallo su un cucuzzolo della montagna, in continuazione. Ecco perché poi nella vita c'è sempre un destino. C'è un detto africano che dice: puoi svegliarti molto presto all'alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz'ora prima di te. Perciò il mio destino era quello di andare a cavallo. Quando Joshua Logan doveva fare il cast di Camelot e mi mandò a chiamare, e ci fu questo incontro, e lui mi fece parlare e mi guardava e mi disse: fisicamente sei perfetto, però caro mio, io non posso rischiare un attore che non parla molto bene l'inglese. E dissi: senta Logan, io però so Shakespeare in inglese. Come?
Non sai parlare, sai Shakespeare. Proviamo, vediamo. E ho cominciato. All the world, the stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face. Sono andato avanti per mezz'ora. Quello era impazzito. Impazzito. Ha detto, se sai dire Shakespeare, puoi dire più bloody lines in a movie. Cioè, praticamente, mi prese. Se moi, the angels have chose to fight their battles below. And here am I, as pure as a prayer. Incredibly clean, with virtue to spare, the godliest man I know. Sempre! L'inglese è una lingua fatta per recitare, perché è una lingua di consonanti, mentre l'italiano è una lingua per operetta, perché è una lingua di vocali. Io, devo dire la verità, mi esprimo meglio in inglese che in italiano come attore. Riesco a recitare meglio. Quando tu stai sul cavallo c'è il primo incontro con Vanessa. Cioè, io l'ho vista tante volte, like the goosebumps, l'emozione. Ma quella, lo sai, quella, le battute le ho scritte io, non c'era battuta. Lì pensi che, allora dici a te stesso, questa è una donna, che è una donna che ho amato, è stato il mio primo amore, capisci? Allora basta pensare a quello, viene talmente naturale, no? Fare una scena così, viene... Sì, effettivamente era molto emozionante. No. When we are speaking about love, it's never too late. Ma io ho detto, quando mi hanno consegnato il premio, non pensate che questo, sai, il premio alla carriera vuol dire questo è finito, ormai non fa più niente. No, questo è il primo tempo della mia vita. È come un film, c'è il primo tempo e il secondo tempo. L'importante è avere entusiasmo, sempre. E quello mantiene giovani. E non mi sento mai arrivato. Io dico, uno è arrivato quando è nella cassa da morto. Cioè vuol dire che è steso e non c'è più niente da fare. Ma finché sei in vita, devi sempre migliorare. Remember, if you want to be free, you must learn to resist. And when the law is unjust, it's not only your right, but your duty to rebel. Possa Dio perdonarti. Qual è un regista che le ha dato una chiave di lettura per un ruolo che magari le ha aperto un, che ne so, un orizzonte, diciamo, nell'interpretazione? I migliori registi sono quelli che prendono dagli attori senza dire troppo. Chi parla troppo non è un grande regista. Io ho lavorato con i grandissimi, cioè Buñuel. Facevo la scena e dico, Luis, mi dici, tu falla la scena, poi ti dico se va male. Ti lasciava libertà. Fassbinder, quando sono andato a fare Querelle de Brest, devo fare l'omosessuale. Rainer, mi dici come? Tu fallo, se c'è qualcosa che non va te lo dico, non mi ha mai detto niente. Cioè, Bertolucci mi disse, quando ha fatto l'ultimo tango a Parigi, che gli andava a dire a Brando come doveva fare? Brando improvvisava e lui si divertiva a riprenderlo, perché devi prendere il meglio dagli attori. Ho diversi progetti, ho un film che dovrei girare molto presto sulla storia di un cieco che ha dei poteri, e c'è tra questi anche un progetto di Elio Petri che scrisse per me, se non sbaglio nel 75, quando ero ancora un giovane attore, e naturalmente non ce lo fecero fare. Adesso ultimamente, tra le mie centinaia di sceneggiature che ho a casa, ritrovai la sceneggiatura di Elio Petri e dissi a me stesso, questo è un film che bisogna fare. This is hard. This is very hard. What more can I say?
se uno pensa al percorso di un regista piuttosto che di un autore, c'è come una ricerca che lui fa nel tempo. Mentre invece pensavo al lavoro dell'attore, che un po' appunto dipende dal film che gli capita. Invece c'è nel percorso di un attore, cioè almeno per lei, qualcosa che uno vuole esprimere a prescindere da quello che ti capita. No, beh, ma difatti io sono un attore un po' particolare, perché io ho lottato per dei progetti miei. Non per niente ho prodotto una ventina di film. Si deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti! Ho diritto di essere rispettato! Sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Non ci sarà pace al mondo finché esisteranno sedi di questo genere. In Italia, quando mi dicono, sai com'è il cinema? Io dico, ha la febbre, cioè è un po' malato. Adesso è tutto un po' legato alla televisione, tu non puoi fare un film se non hai diritto d'antenna, non si fanno più coproduzioni. L'autore è un po' castrato adesso, noi siamo un po' genialoidi, riusciamo sempre a sopravvivere anche con tante avversità. Perciò bisogna solo avere ottimismo, speriamo che il vento cambia, specialmente per tanti giovani di talento che stanno anche in questa scuola e che speriamo che possano dimostrare il loro valore.